Benvenuti allo spazio dell'ospite in studio. Oggi c'è la nuova presidente del Consiglio Comunale di Perugia, la dottoressa Elena Ranfa. Grazie per essere intervenuta, presidente. Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutte e a tutti. Sarà difficile? Io penso di no. Penso che ieri si siano veramente gettate le condizioni per lavorare in questi 5 anni in maniera attenta, però anche distesa e serena. Credo che tutti i consiglieri e le consigliere possano dare davvero un contributo affinché il Consiglio abbia quella centralità che la nostra sindaca ha più volte auspicato e sia davvero rappresentativo delle istanze di tutti e di tutte. Mi sembra che le condizioni veramente ci siano, anche dagli interventi ieri sia dei colleghi della maggioranza che quelli dell'opposizione, che pur diciamo così legittimamente mantenendo portando dei suggerimenti più che delle critiche, devo dire, ma mi sembra abbiano veramente aperto alla possibilità di lavorare bene. Quindi sono certa che questo accadrà. Certo, sarà impegnativo, come è giusto che questo ruolo sia, ma io mi sono davvero impegnata a essere garanti, a portare avanti quei principi appunto di imparzialità e garanzia che questo ruolo impone. E mi sembra che anche sotto questo profilo ci sia stata un dialogo già aperto positivamente con tutte le forze che rappresentano appunto, che sono rappresentate in consiglio. Un appuntamento, diciamo, con la storia è importante per la città di Perugia perché cambia totalmente la fisionomia del massimo consesso comunale. Sì, ieri lo abbiamo sottolineato sia io sia i consiglieri che sono intervenuti. Un consiglio che è molto variegato, io ieri l'ho ribadito in più punti, che poi le differenze sono il sale, sono la ricchezza di ogni comunità, sia per visioni differenti, per prospettive, ma diciamo che il consiglio è anche eterogeneo per esperienze. Ci sono consiglieri che già hanno avuto la fortuna e l'onore di rappresentare la città e quindi di avere posto in quegli scranni nelle scorse consiliature, ma ci sono molti consiglieri e molte consigliere che per la prima volta diciamo, si affacciano, no? a questa nuova esperienza. Molti di loro sono giovani, ma hanno grandi competenze e, come dicevo ieri, secondo me questa energia, questo connubio di esperienza, e mi passi il termine freschezza, energia nuova e positiva, sarà veramente la chiave vincente del dialogo e del confronto all'interno del Consiglio. Io credo che davvero possano dare un contributo, una linfa vitale che animerà la discussione in maniera propositiva. È bello sentire queste parole perché diciamo che tutto questo accade a valle della, no, campagna elettorale che in certi momenti è stata molto difficile. Sì, l'hanno ricordato sia la nostra sindaca, ieri anche diciamo, la consigliera Scoccia che è intervenuta. Sì, i toni spesso sono stati fin troppo aspri. Credo che però sia arrivato il momento di archiviare la campagna elettorale che così anche come si è composta, un po' diciamo così polarizzata, no? su due figure, a volte ecco, ha superato dei limiti che magari si poteva evitare, però ci sta spesso nella dialettica politica, diciamo che è stata anche una campagna molto, molto partecipata, no? E quindi a volte i toni si sono alzati in maniera aspra, ma che credo davvero che sia arrivato il momento di archiviare quella che è stata la campagna elettorale perché poi, e questo non lo dico per
come frase fatta, ma veramente io credo che poi ognuno di noi, ogni consigliere, ogni consigliera che siede in consiglio comunale lo faccia con un obiettivo comune, che è quello di fare il bene della città, è quello di attivare progettualità fruttuose per i cittadini e per le cittadine e dare risposte quanto più efficaci e soddisfacenti ai bisogni che possono essere tra l'altro espressi, ma a volte anche inespressi delle cittadine e dei cittadini. Quindi credo che se l'obiettivo è questo per tutti, con il legittimo confronto che può essere più o meno, diciamo così, vivace, ma tutti lavoreremo affinché i risultati ci siano. Nessuno si siede con la voglia di contrastare, no? Tutti ci siamo seduti, io sono stata 5 anni, anzi quasi 6, certo, seduta nei banchi dell'opposizione. Ho fatto opposizione ferma quando lo ritenevo opportuno, ma ho collaborato, e ieri l'ho anche ribadito, salutando i colleghi dell'opposizione. Abbiamo anche costruito dei percorsi virtuosi quando c'erano le condizioni per farlo e quando credevo fermamente che quel percorso avrebbe portato a un obiettivo comune, positivo per i cittadini e per le cittadine. E non dubito che questo accadrà anche, diciamo, a parti invertite. Quindi credo che le condizioni ci siano tutte. La campagna elettorale fra qualche giorno sarà, diciamo così, un ricordo. Non le nego, per me anche un ricordo molto, molto positivo, perché è stata una campagna elettorale forte, intensa, che ha toccato veramente le corde profonde di ognuno di noi, dove ci siamo confrontati anche, diciamo, persone come me che venivano da, diciamo, la tradizione, mi passi il termine, no? Di una storia legata al Partito Democratico, ma è stato veramente un momento di incontro con tante realtà, con tante persone che hanno portato un contributo importante, che magari erano state, non sono state, diciamo, vicine alla politica tradizionalmente intesa, ma hanno fatto veramente la politica più alta, quella delle associazioni, dei movimenti, dei comitati. Quindi per me è stato veramente questa campagna uno scambio fruttuoso, e quello che ha segnato e che resta in me sarà veramente una spinta in più a fare meglio in questo ruolo, in questa consigliatura. Senta, a partire dal capo dell'esecutivo, al capo del consiglio, al femminile, tante donne in realtà, giusto? Tante donne, oddio, tante donne nei ruoli, diciamo così, oltre che ovviamente la sindaca Vittoria Ferdinandi, ieri, certo, l'abbiamo, ecco, ribadito anche questa volontà di avere anche alla guida del consiglio comunale una donna. In realtà i numeri in consiglio non sono così, così alti, però credo davvero nella giunta invece sono, però le figure apicali, le figure apicali, no, le figure apicali e insomma assessore veramente di spessore, e poi tutte le consigliere che esprime questo consiglio hanno competenze e veramente sono certa che daranno un contributo importante. Molte di loro hanno ricoperto già ruoli apicali nelle scorse consigliature. Sono convinta sinceramente che la loro esperienza potrà dare un contributo significativo alla discussione. Quindi bene che ci sia stato anche un rinnovamento in questo senso. Io l'ho precisato subito all'inizio del mio discorso che per me essere la prima presidente, ma soprattutto essere la presidente e la prima consigliatura che vede alla guida una sindaca donna è sicuramente un onore e qualcosa in più che ci fa vedere come la politica stia cambiando volto, e spero in meglio. Senta, che c'è da fare subito? Lei appunto lo ricordava poco fa, viene da 5 anni, no? Sugli scranni dell'opposizione. Ecco, che cosa c'è da fare subito in questo consiglio, nel comune di Perugia, diciamolo? Ma ci sono molti progetti arrivati, no? con i finanziamenti del PNRR da mettere, da concludere, altri da ancora sui quali, no, va anche limata un po' la progettualità. Io ho visto una giunta attiva fin da subito, già ci sono stati anche i primi confronti, quindi con, diciamo così, con i consiglieri del territorio. A me sembra veramente che ci sia
tutta la volontà di lavorare, di non perdere tempo, di non diciamo di sfruttare al meglio quelle risorse, anche quelle progettualità messe in atto dall'amministrazione precedente, perché discontinuità e continuità sono due valori che vanno portati avanti, diciamo così, simultaneamente in base alle visioni e all'idea che si ha della città. Quindi sicuramente, diciamo, l'amministrazione, la giunta, ha un gran lavoro di ricognizione, come in più passaggi ha detto la nostra sindaca, di quello che è in essere. Penso alle grandi opere, penso insomma ai progetti Pinqua, sono tanti gli aspetti che vanno messi, diciamo così, sul tavolo e rivisti e fatti camminare. E poi noi, come consiglio, io mi auguro davvero che di fare iniziative, sono tante le possibilità in realtà che un consiglio ha, di partecipare con la cittadinanza, tematiche, progettualità, e sono certa che anche nel pensiero della giunta e della sindaca, che come sa ha fatto della partecipazione uno dei punti cardini della sua campagna elettorale, del suo meglio certo, programma elettorale, certo, il consiglio avrà un ruolo centrale. E noi, insomma, io proporrò anche con l'ufficio di presidenza, anzi approfitto per fare gli auguri e complimenti anche ai miei due vicepresidenti, a Simone Cenci e a Edoardo Gentili, sono certa che anche con loro il lavoro sarà fruttuoso, anche qui uno scambio di esperienza con invece due ragazzi, due uomini che per la prima volta, insomma, occupano questo ruolo. Ecco, io credo che veramente il Consiglio possa diventare centrale e possa dare voce a tutti e a tutte, lo dicevo ieri, soprattutto a coloro i quali fanno più difficoltà. Credo che in questo l'impegno mio, dell'ufficio di presidenza, ma di tutto il Consiglio sarà forte, fermo e determinato. Grazie, Presidente. Questi 10 minuti sono scorsi via rapidamente, siamo già a 12, quindi grazie. Molto bello. No, io spero che questo sia, ecco, il primo passo per avere una finestra aperta costantemente con il Consiglio Comunale di Perugia, con lei e con consiglieri, e poi vedremo anche con l'esecutivo. Grazie ad Elena Ranfa. Ne sono certa, grazie a lei davvero per l'opportunità, grazie di cuore. Grazie ad Elena Ranfa, che è la nuova presidente del Consiglio Comunale di Perugia. Arrivederla. Buona giornata a tutti e a tutte.